curarli, come difenderli, dei traumi anche che possono esserci. Andrea, come mai hai questo dentino rotto? Sono caduto in casa. Che cosa stai facendo? Correndo. Stavo giocando a pallone. Mi è caduto mentre stavo andando in bicicletta. Sono bambini, corrono, saltano, giocano, spesso cadono, sicuramente più spesso degli adulti. Così a volte, oltre alle classiche ginocchia sbucciate, capita anche di rompersi un dente. Come è successo ad Andrea, a Francesco, a Lorenzo e in genere a quasi il 30% dei ragazzi, dai 3 ai 16 anni. Il tipo di trauma può essere diverso, può andare da una semplice lussazione, quindi il dente che si muove leggermente rispetto agli altri, fino ad arrivare a delle fratture vere e proprie della corona del dente e addirittura l'avulsione traumatica, cioè la fuoriuscita completa del dente dalla bocca. L'età più critica è quella tra i 2 e i 4 anni, quando iniziano i primi passi e quindi le prime cadute. Dopo gli 8 anni sono invece gli sport, soprattutto quelli da contatto, le situazioni più a rischio, che potrebbero spesso però essere prevenute grazie all'uso di un paradenti. In ogni caso, la cosa più importante è non allarmarsi e rivolgersi nel più breve tempo possibile a uno studio odontoiatrico o a un pronto soccorso, meglio se specializzato. Altra cosa fondamentale è quella di recuperare il frammento del dente fratturato o tutto il dente qualora fosse fuori dalla bocca e tenerlo nel latte. Questo faciliterà ancora più le operazioni di ripristino estetico e funzionale del dente. Il frammento di dente verrà poi provato e incollato alla parte restante. Nel caso in cui invece non venisse recuperato, bisognerà ricostruire la parte mancante con un intervento un po' più complesso. Ma in entrambi i casi il risultato estetico è garantito. Nessun segno, il dente tornerà come prima.